Ciao a tutti e benvenuti a Tutto e Italia in questa nuova puntata di video notizie direttamente dall'Italia. Io sono Sebastiano e qui c'è il mio super assistente Gigio. Ciao, sono Gigio. Oggi è una versione speciale e vi vogliamo presentare la band più in voga d'Italia, anzi del mondo. Sto parlando dei Maneskin. Ciao a tutta Italia, tutto il mio bacio, o tutto che sarei io. In teoria, che sono qui, i vostri cari, e tutto, te mo ci vuoi essere il Italia Hats no Rock Band, Maneskin no Tokushu desu. Per chi non lo sapesse, quest'anno hanno vinto il festival della musica italiana più importante, Sanremo. Inoltre, la competizione musicale più seguita al mondo, Eurovision, scalando così anche le classifiche delle chart musicali di diversi paesi con le loro canzoni. Chi sono i Maneskin? I Maneskin sono un gruppo musicale di Roma e sono attivi dal 2015. Sono cresciuti in zone della periferia romana e si sono formati durante il periodo del liceo. Hanno fatto la gavetta per strada e in alcuni club. Nel 2017, all'età di 17-18 anni, parteciparono al talent show X Factor 11, arrivando al secondo posto. Dopodiché hanno sfornato uno dopo l'altro vari successi, lasciando un segno graffiante a suoni di rock and roll. イタリアの有名なオーディション番組 X ファクターに出演を果たして準優勝したんだね。そこで爪痕を残した後、次々ヒット曲を出して存在感を示し始めたんだって。若くしてその独自のロックサウンドで成功の階段を上り始めたんだね。すごい。ブラビー。Sì, i membri sono Damiano David, the frontman, classe 1999, è il più grande del gruppo, grande voce, carisma e carica, con il suo stile da fashion gypsy e la sua caratteristica accentuata sull'unisessualità, e ormai tra i sex symbol del panorama musicale italiano. Poi Vittoria De Angelis, detta Vic, e la bassista è l'unica donna del gruppo, bella, bionda, di origine danese. Ha ispirato il nome della band, che significa chiaro di luna. La sua caratteristica è ribelle, ma allo stesso tempo femminile, appassionata di moda, e lei che cura principalmente il look della band. を持つ家系で、それがバンド名のきっかけにもなったんだ。という
イコンでもあって、グループのスタイリングを仕切ってるみたいだね。Continuiamo con Thomas Raggi, il chitarrista, il più giovane, iniziatore della band con Vittoria quando aveva solo 12 anni. Lui studia musica fin da bambino, prima chitarra classica e poi elettrica. Il successo della band è dovuto anche alla sua abilità di suonare la chitarra. I suoi idoli musicali sono Led Zeppelin, Jimmy Page, Jimi Hendrix, Eric Clapton, eccetera. Le stelle del mondo rock classico. E infine, Ethan Torchio, il batterista. Ha 8 fratelli, suo padre è regista. Cresce tra i set cinematografici e studia musica sin da bambino. La sua caratteristica sono i lunghi capelli neri ed è il fisiologico della band. Una delle canzoni più di successo è senz'altro Zitti e Buoni, con cui hanno vinto sia il Festival di Sanremo che l'Eurovision. E la loro ascesa non sembra più arrestarsi. Su Spotify sono arrivati in testa alla classifica musicale globale Top 200, superando artisti di fama internazionale come Olivia Rodrigo, Ed Sheeran e altri. Inoltre hanno ben 2 canzoni in inglese, Begging e I Wanna Be Your Slave, entrate nelle classifiche top 10 in UK e anche in USA. Da vedere sicuramente i videoclip appena usciti. Questa è una cosa straordinaria che non era mai successa in passato nel panorama della musica rock italiana. Hanno già debuttato con la Sony inglese, ma finalmente anche in Giappone la Sony ha comunicato di distribuire la loro musica. E il mese scorso hanno organizzato un live showcase esclusivo sul loro canale TikTok. Così gli amanti della musica rock giapponesi si stanno accorgendo del loro rock accattivante e travolgente. Addirittura in America, giornali come
il New York Times, il Guardian e il Billboard hanno dedicato buoni articoli che parlano proprio dei Maneskin. イギリスではすでにソニーミュージックからデビューを飾ったマネスキン。ついに日本でも彼らの魅力的な楽曲がリリースされ始めたようだよ。先月はソニーミュージックジャパンの TikTok チャンネルで日本のファン向けのライブが配信されて話題になったし、日本の音楽ファンも彼らのロックの魅力に気づき始めてるみたい。アメリカではなんとニューヨークタイムズ、ガーディアン、ビルボードといった主要な雑誌がマネスキンを大きく取り上げているそうだよ。 Questo fenomeno musicale sta spopolando senza sosta, con quell'energia e la voglia di arrivare in vetta che da sempre ha caratterizzato la band romana. E adesso i Maneskin sono on top of the world, in cima al mondo. Forza, continuate così, sempre all'insegna del rock and roll. このマネスキン現象はとどまることを知らないみたいだ。このバンドは今までも今もエネルギーに満ち溢れているよ。今や世界のトップに躍り出たイタリアのロックバンドマネスキン。頑張って、いつまでもロックロールロードを走り続けてね。そしてぜひみんなマネスキンを聴いてみてね。Allora, come avete trovato le notizie di questa edizione speciale Maneskin? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Bene, siamo arrivati così alla fine di questa rubrica. Iscrivetevi al canale e se vi sono piaciute le notizie, mettete un bel mi piace. Ci vediamo la prossima puntata. Ciao!